La parte alta della collina di Cortona venne chiamata dai cortonesi Poggio ed è forse la più suggestiva e pittoresca della città. Salendo verso la cima incontriamo la chiesa di San Francesco del XIII secolo. Costruita da Frate Elia, successore di San Francesco alla guida dell'ordine francescano, ha splendidi altari barocchi all'interno e conserva una reliquia della Santa Croce e alcuni oggetti personali di San Francesco. Salendo ancora troviamo la piccola chiesa di San Cristoforo, costruita nel XIII secolo e rimaneggiata fino al 1700. Esternamente è piuttosto rustica ed ha un caratteristico campanile a vela in stile romanico. Dietro la chiesa possiamo ammirare Porta Montanina, già Porta San Cristoforo, con i suoi splendidi scorci sulla vallata e su Cortona, dove sono ancora visibili i resti delle antiche mura etrusche e dell'acquedotto romano. Scendendo per via San Nicolò ci troviamo sulla sinistra la splendida chiesa di San Nicolò, costruita nel XV secolo con un elegante portico che percorre il lato frontale e sinistro. La chiesa, sede nel 400 della Compagnia di San Nicolò, è impreziosita da alcuni affreschi di Luca Signorelli.